otvori. Le tue parole, Signore, sono spirito e sono vita. Tu hai parole di vita eterna. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a tibi, Domine. Quel tempo il Signore disse: a chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dite ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Parola del Signore. Jestelise, braccio e sestre, fratelli e sorelle, vi siete mai trovati in situazione? Qualsiasi cosa dite, in qualsiasi modo facciate qualche cosa, qualcuno non sta bene. Certamente vi siete trovati in una tale situazione tante volte. Semplicemente come se aveste due scelte e nessuna delle due è giusto, ma una scelta sicuramente è giusta, solo che alle persone attorno a voi non sta bene, per i motivi personali e spesso sbagliati. E credo che tanti tra di voi vi siete domandati come piacere agli uomini, come accontentarli. Avete trovato la risposta a questa domanda? Credo di sì. La risposta è semplice, è impossibile. È impossibile semplicemente accontentare tutti attorno a noi. Da noi c'è un detto che dice: non è nato colui che ha accontentato la gente. Ci sono troppe aspettative, richieste, gli uni vogliono questo, gli altri quello, e volendo accontentare tutti, diventeremo pazzi noi stessi. E questo, come risultato, può avere solo un frutto cattivo, una soluzione cattiva. E molto probabilmente saremo esauriti, frustrati. E così i rapporti con i nostri cari saranno minacciati, e questo nessuno lo vuole, vero? Pensate se il Signore Gesù ogni commento negativo prendeva sul serio, se diventava nervoso per questo, se cercava di accontentare tutti. Possiamo solo immaginare come sarebbe stato. Senz'altro avrebbe perso troppo tempo per le cose insignificanti, sarebbe stato stanco e stufo di tutto. E forse queste situazioni non le conosciamo anche nella nostra vita, e sappiamo pure dalla vita di Gesù che Lui ha cercato di accontentare e piacere solo al suo Padre Celeste. Il Vangelo d'oggi che abbiamo sentito
Il giallo che prilično è nero. Dei bambini che suonano il flauto e ballano, non ci dicono chi sono questi bambini, chi rappresentano, quali sono coloro che dovrebbero ballare o piangere. Il Signore non ci spiega questo. Non ce lo spiega in modo in cui lo fa di solito, come lo fa in altre parabole. Gesù lo spiega, di solito spiega le parabole in modo che non c'è bisogno di spiegarle, ma Gesù spiega un po' questa incertezza facendo paragone tra lui e Giovanni il Battista, cioè paragone tra loro annuncio, loro opera, con la risposta della loro generazione. Vediamo qui che non si tratta dei bambini, ma degli adulti, e molto adulti. Si tratta di tutta una generazione. Dio questa generazione l'ha voluta per sé, ma come se tutto il suo sforzo fosse stato invano. Un comportamento infantile da una parte consiste nel fatto che non prendono sul serio né Giovanni il Battista né Gesù, che ha vissuto tra gli altri, e Giovanni il Battista ha vissuto nel deserto. Per Giovanni dicevano che era indemoniato e per Gesù hanno detto che è un mangione e un beone. E entrambi, ciascuno a modo proprio, hanno mostrato agli uomini la via verso Dio. Ma gli uomini non hanno compreso quella via, non l'hanno accettata, perché si ritenevano troppo intelligenti e non avevano bisogno degli insegnamenti degli altri. Era un comportamento anche infantile che era contrario. Quei altri erano coscienti che loro sapienza non era perfetta, perché non erano nemmeno loro perfetti, perciò volentieri accettano la sapienza di Dio che è perfetta, volentieri accettano la parola di Dio che è stata annunciata loro e poi seguono Gesù. Nel Vangelo d'oggi abbiamo sentito come Gesù, il Signore, fa paragone della sua generazione con i bambini che non sono mai contenti. Gli dice che la generazione della sua epoca è portata a criticare tutto e anche il suo insegnamento. Gesù incontra di nuovo la durezza degli cuori umani, la durezza che lo faceva meravigliarsi. Lui si meravigliava della loro incredulità e della durezza del loro cuore. Dopo tanti prodigi, miracoli che lui ha compiuto e hanno fatto comprendere la sua missione, la sua origine messianica, a Gesù dicono che è mangione e beone, amico di pubblicani e di peccatori, e non potevano dire le cose peggiori. Fratelli e sorelle, se riflettiamo di più, se ci fermiamo su queste parole, possiamo vedere come questa nostra generazione nella quale noi viviamo è molto simile alla generazione del tempo di Gesù. È simile se noi ci accontentiamo con il ruolo di un spettatore che osserva, passivo. La decisione come modellare la propria vita, se la lasciamo a caso o alle regole dell'opinione pubblica, o all'applauso, se la nostra decisione dipende dall'applauso della gente attorno a noi,
Se ci lasciamo trascinare dagli altri o indifferenti che non accettano le sfide della propria vita, ma in essa ci comportiamo come un auditorio pigro, come se fossimo in qualche teatro. Da questo fenomeno, questo problema tra gli uomini e tra i cristiani in genere, si scrive e si parla da tanto tempo. Molti cristiani sono diventati passivi, lontani, indifferenti, anemici, senza voglia, senza interesse per la fede, e si considerano cristiani, si dichiarano così. E questo invece non è la vita cristiana, è una vita non reale, così l'ha chiamata un famoso filosofo della religione, Kierkegaard, e lui ha scritto che in un teatro una volta è successo l'incendio e sul palcoscenico è uscito un attore dicendo al pubblico che c'è l'incendio e che sarebbe molto bene che uscissero subito dal teatro, ma siccome era vestito molto buffo, e non credevano che fosse vero. Perché era un pagliaccio. E questo pagliaccio diceva: uscite, uscite, perché questo teatro è preso dall'incendio. Ma tutti gli applaudivano e ridevano da matti. Credevano che fosse una scena fatta da lui. E Kierkegaard continua: così sarà distrutto anche il mondo, con esultazioni delle teste buffe che credono che tutto questo sulla terra è un gioco. Il cristiano non deve pensare che tutto attorno a noi è un gioco. Dobbiamo avere coraggio di essere diversi da quel pubblico passivo negativo, attivo. O un pubblico che è attivo in modo negativo, che guarda tutto come se fosse uno spettacolo, consuma ciò che si offre. Queste parole di Gesù sono rivolte a tutti noi. Si tratta di noi, su ciascuno di noi, sulla nostra vita, che non è un gioco, non è uno scherzo. Si tratta della vita donata da Dio a ciascuno di noi, è tanto importante perché con questa vita indirizziamo la nostra realtà. Ciò che meritiamo in questa vita riceveremo nell'eternità. Vedi quanto importante è questa vita su questa terra, anche se dura poco rispetto all'eternità. Si tratta di una nostra decisione, della nostra responsabilità di accettare la vita, di viverla in modo cristiano. Come una volta Cristo non poteva accontentare tutti i suoi ascoltatori, così tantomeno lo può la Chiesa oggi. Per alcuni la Chiesa è troppo moderna o troppo antica, per gli altri gli uni dicono che non fa niente per questo mondo, invece gli altri dicono perché si intromette nelle cose che appartengono al mondo. Per alcuni è troppo esigente, per alcuni no. Gli uni e gli altri mostrano la mancanza della propria maturità, anzi sono troppo coccolati. Descrivendo il cristiano moderno possiamo dire che sono oggi si comportano come bambini coccolati, vogliono che gli altri si adattino a loro,
sono pronti a parlare male degli altri, dire le calunnie e cercare gli errori negli altri, cercando di giustificare i propri errori. E chiusi in questo cerchio dell'autosufficienza, dell'egoismo, non vedono ciò che è l'essenziale. E ripeto, si considerano cristiani. Loro vedono che Dio è coloro che quell'amore... loro non vedono questo amore che circonda ciascuno di noi, perché sono chiusi nel proprio cuore, nel proprio egoismo, e sono concentrati su quel punto nero e attorno a loro una marea dell'amore di Dio. Fratelli e sorelle, preghiamo per tali persone, anche per noi, per non diventare così, tali cristiani, senza voglia, senza buon umore, pallidi, anemici, površni, superficiali, da nam dođe, non permettendo così allo Spirito Santo che venga da noi. Da smo mi i da je naša mudrost. Cerchiamo di essere coscienti che la nostra sapienza, come noi, è imperfetta, e accettiamo volentieri Dio, che è l'unico perfetto, la sua saggezza che è perfetta. Vivendo così, modelleremo la nostra vita e la vivremo in modo cristiano, e sarà la qualità che ci porterà l'eternità, ma l'eternità presso Dio. Fratelli e sorelle, rafforzati dalla parola di Dio, testimoniamo anche oggi, tutti i giorni della nostra vita, quella gioia di essere amici di Dio, che qualche volta è anche pesante, ma è sempre alla fine una grande gioia. Gioia con nostro Padre Celeste, che ci aiuta, non ci abbandona mai, e al quale la gloria è per sempre, nei secoli. Amen. Rivolgiamo la nostra preghiera al Padre Celeste, che ci ha mandato il suo Figlio Gesù, perché tutti possiamo essere salvati. Non permettere che nessun uomo rinunci il tuo Figlio come proprio Salvatore, preghiamo. Fa che tutti i membri della tua Chiesa si comportino in modo degno della chiamata cristiana, preghiamo. Donaci il tuo Spirito perché possiamo coltivare le virtù cristiane e viverle, preghiamo. Fa che i nostri defunti vedano il tuo volto misericordioso e siano uniti con te nell'amore perfetto, preghiamo. Ascolta, Padre Celeste, nostre preghiere, fa che cresciamo nell'amore e nella devozione per Cristo nostro Signore. Amen.